Bentornati sul canale e benvenuti a Filattiera di Lunigiana. Siamo in provincia di Massa Carrara e la Lunigiana, come immagino molti di voi sapranno, è una terra antica, magica, splendente. Tutti i borghi che qua si trovano hanno storie da raccontare, come queste antiche pietre di cui mi circondo, quelle della chiesa di San Giorgio, pensate, risalente al IX secolo, e fu costruita durante l'incastellamento dell'antico borgo, appunto il Borgo Vecchio, che durò fino al XII secolo, ma i prodromi di un edificio sacro qua si trovavano già a partire dall'VIII secolo, tempo in cui un vescovo partì da Roma per l'evangelizzazione dei Longobardi ariani, tale Leodgar. E allora questa mattina, in una mattina piovosa, cercherò di contestualizzare il racconto di una pianta con le vicende che hanno avuto a che fare anche con Filattiera di Lunigiana. Terre antichissime che hanno visto l'avvicendarsi di pellegrini, viandanti, mercanti, milizie che hanno percorso avanti e indietro questa terra misteriosa e davvero molto bella. E allora, questa mattina vi accompagnerò in una giornata di pioggia a cercare una pianta ben contestualizzata negli usi, nei costumi di quel lontano periodo, ma sconfinando fino ai tempi delle nostre nonne. Che cosa avrebbero fatto con tale pianta, mi domando. Pensiamo sempre alle piante da mangiare, certo per offrire assistenza a chi arrivava a piedi, e allora piante che diventano zuppe e chissà quali altre preparazioni antichissime. Oppure pensiamo alle piante medicinali, anch'esse davvero utili per cercare di rimediare ai tanti malanni che colpivano l'uomo ieri come oggi. Ma non pensiamo mai, secondo me, a sufficienza a una categoria di piante che sarebbe servita per scopi molto pratici e molto utili però. Pensate a quelle epoche lontane. Ma lavare i panni? Lavare il cuoio? Sgrumare, si diceva, cioè togliere anche lo sporco stantio, quello che si poteva sopportare in un'epoca così lontana, anche dalla pelle. E allora, ma una pianta detersiva, perché il sapone come lo conosciamo non c'era ancora. Sì, certo, la lisciva o liscivia con la cenere, quella che serviva anche per fare il bucato, però vi ricordo che in queste terre la soda non c'è. E perciò esisteranno delle piante davvero detersive che possano riportare al nuovo tutte le pelli, quelle umane vive, quelle delle borse, delle bisacce e le stoffe, tutto quello che si doveva detergere. Ma dunque c'è davvero una pianta schiumogena che fa da sapone? Sì, certo che ci sono piante detersive, alcune delle quali hanno proprio un nome inequivocabile, il genere Saponaria. Ora, la Saponaria officinalis è la più nota, le radici triturate davano in effetti un sapone ante litteram, ma esiste anche una pianta minore che ancora ha il nome di Saponaria, non è dunque la officinalis, bensì la Saponaria ocimoides, anch'essa appartenente come la prima alla famiglia delle cariofillacee. Nel caso della più grande, la officinalis, si adoperano come detto le radici, mentre in questo caso con la minore, la minuta, che forma dei veri e propri cuscini che ricoprono rocce, pareti in pietra, una pianta bellissima dal colore violaceo, con queste sue caratteristiche fioriture che danno uno spruzzo di colore vivace alle grigie rocce. Ebbene, di quella pianta più piccola si adopera invece la parte fogliare, compresi i fiori. Si mescolava tutto quanto, come detto per la lisciva, con la cenere del caminetto o della stufa, un poco setacciata. Talvolta si cuoceva tutto insieme e si mettevano all'interno anche pezzetti del carbone. Questa mistura un po' particolare serviva
per sgrassare il cuoio, mentre il carbone non si sarebbe messo per lavare la pelle, il lino, la juta. Ecco, tutte queste fibre assai grezze e ruvide dovevano prevedere però l'olio di gomito, quindi la forza muscolare delle massaie, delle donne dell'epoca, delle lavandaie ovviamente, ma anche e soprattutto questa schiuma che la saponaria Ocimoides produce e che è in grado di rimuovere lo sporco. Saponaria Ocimoides delle Cariofillace, una bellissima pianta, ripeto, che in questo periodo della stagione, siamo nel cuore della primavera, è facile vederla anche in montagna, sulle rocce calcaree, e i cuscini, i manti, sono molto estesi e possono prendere veri e propri metri quadrati, regalandoci, come vi dicevo, uno sprazzo di gioia. Ieri la gioia era anche perché trovare quella pianta significava rimetterci un po' a nuovo. E dunque il nostro viaggio etnobotanico, il trasferimento che abbiamo fatto dalla Versilia alla Lunigiana, si conclude qui. Filattiera di Lunigiana, il monumento alle mie spalle, forse il più rappresentativo, è una delle pievi più belle dell'intera regione. L'antica pieve di Sorano, di Filattiera in Lunigiana, dove concludo il mio viaggio etnobotanico. Vi saluta Leonardo Pardini alla camera e chiaramente io, Marco Pardini, alla voce, dandovi appuntamento a un'altra puntata, un altro viaggio alla ricerca di piante, suggestioni, proprietà, ambiente, architetture, insomma, la nostra storia, ma attraverso i vegetali. Grazie e a presto.